Buona giornata a tutti ragazzi. Allora, userò sempre il condizionale in questo video perché comunque le cose possono cambiare da un momento all'altro, anche il giorno dell'incontro, quindi staremo un po' a vedere. Comunque, da quello che mi hanno detto, mi hanno riferito, mercoledì ci dovrebbe essere questo incontro tra Agnelli e Allegri, mercoledì 1 maggio. Di cosa parleranno? Anzi, cosa proporrà il signor Agnelli ad Allegri? Allora, quello che mi hanno riferito è che il signor Agnelli proporrà ad Allegri il rinnovo del contratto fino al 2022. Allegri difficilmente accetterà perché comunque vuole andare a scadenza di contratto, che appunto gli scade il prossimo anno il contratto. Agnelli non vorrà, queste sono tantissime presupposizioni, comunque Agnelli non vorrà che ciò accada. E quindi potrebbe esserci questa separazione, così hanno un po' ricostruito la cosa. Però basterebbe un sì di Allegri per continuare fino al 2022. Ma soprattutto, ragazzi, soprattutto, quello che mi fa incazzare è quando dico che il pesce puzza dalla testa, intendo questo, 70 anni di presidenza Agnelli, con tutti gli Agnelli che abbiamo avuto, ok? 350.000 scudetti, due Champions League. Facciamoci due conti. Facciamoci due conti. E diamoci anche le risposte. Perché quelli che difendono sempre la società, ma come puoi attaccare questa società? Grazie e arrivederci. Direi a questa società come direi ad Allegri. Grazie e arrivederci. Perché fino a che o questa società non cambierà il proprio DNA, cioè significa che tu non puoi proporre ad Allegri un rinnovo fino al 2022, perché questo significa che non vuoi vincere la Champions League, ma non semplicemente perché è Allegri, perché è un allenatore aziendalista e tu vuoi ragionare da aziendalista, perché Allegri ti ha portato anche quest'anno 100 milioni di euro nelle casse della Juventus, della società, perché è arrivato tra le prime 8 d'Europa. E questo a te basta. A voi in società non interessa l'obiettivo sportivo. Ronaldo perché è stato preso? Perché ti ha fatto crescere di immagine, di brand, non per un obiettivo sportivo. Cioè noi siamo arrivati ai quarti finale grazie solo a Ronaldo praticamente, eh? Solo a Ronaldo, solo ai suoi gol. Perché ha fatto una tripletta contro l'Atletico, ha fatto un gol andata, un gol ritorno contro l'Ajax. Comunque, questa proposta, eventuale proposta di rinnovo, dimostrerà che la società non vuole crescere a livello internazionale. Quindi, veramente grazie di tutto per tutti questi scudetti, grande progetto a livello nazionale, perché a livello internazionale non si vuole crescere. E qualora andasse via Allegri, perché, qualora decidesse Allegri di non rinnovare, quindi di non rimanere alla Juventus, ok. Quindi sarebbe una scelta di Allegri e non di Agnelli. Tu rimarresti un'altra volta, tu società rimarresti un'altra volta spiazzata. E quindi non avresti, cioè, per me la società non ha un allenatore in mano. Quindi qualora andasse via Allegri, la società andrebbe su un Deschamps. Al massimo su un Mourinho. Per carità, Mourinho non è aziendalista, però comunque è un allenatore abbastanza simile ad Allegri. Deschamps è aziendalista. Significherebbe che la società non vuole assolutamente cambiare il proprio DNA, e allora con questa convinzione la coppa scordatevela. Perché non è vero, ripeto, l'ho già detto in un video, non è vero che la Champions League non è programmabile. Non è programmabile in un anno. Cioè non si può dire quest'anno la vinco, il prossimo anno no, questo non si può dire, però si può programmare dicendo, beh, in 2 o 3 anni voglio vincerla, prima o poi insistendoci la vinci, ovviamente spendendo soldi nella maniera giusta, ok? Quindi dando i soldi del mercato a dei competenti, non come fa il Paris Saint-Germain o il City. Perché molti che attaccano Guardiola non si rendono conto che evidentemente il City è sopravvalutato come squadra e come anche singoli. Come è sopravvalutata la Juventus?
a mio avviso, perché l'unico campione che ha la Juventus è Ronaldo, gli altri sono solo buoni giocatori, al massimo ottimi giocatori, nulla di più, nulla di più, perché per essere campione devi dare e devi fare soprattutto la differenza in partite importanti, ma con continuità, ogni anno, non una partita in 3-4 anni che sei alla Juventus, e mi riferisco a Dybala col Barcellona, 1 o 2 partite. Purtroppo questa proposta di rinnovo da parte di Allegri, da parte di Agnelli ed Allegri, di fatto dimostrerebbe che la società non vuole vincere la Champions League. La Champions League è un obiettivo economico e basta per la società. E ripeto, gli stessi che difendono Allegri a prescindere sono gli stessi che difendono la società a prescindere. E siete i primi a non voler crescere a livello internazionale. Perché io ragazzi, dal prossimo anno sono disposto a rischiare di non vincere lo scudetto per vincere la Champions League. Voi? Voi siete disposti a fare questo? Ma sono convinto che anche qualora rischiassimo di non vincere lo scudetto, alla fine lo vinciamo. A meno che appunto non succedano cataclismi. Perché la Juventus è la più forte di tutte. È anni luce davanti agli altri in Italia. Quindi puoi tranquillamente anche cambiare un po' il tuo DNA rischiando magari di fare meno punti in campionato. Però diciamo di metterti nelle migliori condizioni di vincere, di poter vincere la Champions League, insomma. Ciò non significa che la vincerai sicuramente il prossimo anno. Ci vorranno 2 o 3 anni. Però in 2 o 3 anni arrivi in semifinale quest'anno, cioè il prossimo anno. Arrivi in finale fra 2 anni, prima o poi la vinci. Però se in un eventuale finale hai un gioco, non dico, ripeto, un bel gioco, ma un gioco efficace, un gioco che ti consente di far tremare gli avversari. Perché la Juventus in questi anni, anche quest'anno, e lo dicevo io da ottobre, non mi dava assolutamente la sensazione di essere la favorita numero 1, nemmeno quest'anno con Ronaldo. Perché? Perché c'erano squadre come il Barcellona che vedevo il Barcellona più quadrato, più squadra, con più soluzioni, perché è vero che Messi è Messi e quindi diciamo è il valore aggiunto del Barcellona, però noi abbiamo solo Ronaldo, loro hanno Messi, hanno Rakitic, hanno Jordi Alba, hanno Suarez, hanno Dembélé, cioè, capite? Comunque questa proposta di rinnovo per il 2022 dimostrerebbe la realtà della società Juventus, quella che è sempre stata da quando c'è la famiglia Agnelli. Quindi, beh, qualora decidessero ciò e decidesse ciò la società, io remerò contro a prescindere alla società. E non venitemi a dire ma non sei juventino, ma la società ha fatto questo, la società ha fatto l'altro. La società ha fatto tanto, vero. Ha creato un grande progetto e l'ha concretizzato, assolutamente. Ma vogliamo vivere di passato? Vogliamo vivere di questi 8 scudetti fila, poi saranno 9, 10, 11. Vogliamo vincere tantissimi scudetti per carità e non vincere un cazzo e non contare un cazzo in Europa, perché di fatto in Europa conta chi vince. Chi vince conta. Non chi arriva in finale, non chi arriva in semifinale, non chi si intasca 100 milioni perché arriva tra le prime 8 d'Europa. Conta chi vince in Europa. Mettetevelo in testa. E la società Juventus non vuole vincere. Almeno queste sono le premesse, perché se tu proponi il rinnovo ad Allegri significa che tu non hai un allenatore in mano decente, decente, bravo, un allenatore europeo. Questo significa. Significa che qualora Allegri decidesse di non rinnovare, quindi di andarsene, tu andresti su un altro allenatore simile a lui. Un allenatore comunque di poco conto, Deschamps, lo stesso Mourinho, che comunque per me è superato Mourinho, o addirittura qui in Italia su un Gasperini, che ok fa un gioco molto veloce, quello che volete, però comunque all'Atalanta, all'Atalanta, si è eliminato, che è in finale Coppa Italia, quello che volete, però comunque è l'Atalanta. E sicuramente non
Deciderebbe lui le mosse di mercato, cosa che fanno i grandi allenatori. Evidentemente Allegri non è un grande allenatore a livello internazionale. Noi vogliamo continuare così? Almeno non illudeteci, non parlate di Champions League, Pjanic che difende Allegri, difende la Juventus. Non si può criticare la Juventus, ma chi cazzo sei, Pjanic? Pjanic, chi cazzo sei? Che non sai fare una verticalizzazione, chi cazzo sei? Che fai sempre il compitino, chi cazzo sei? Per dire se siete criticabili o meno. È facile fare gli sboroni in Italia, ripeto, per carità, sono contentissimo di vincere, però è facile di fare gli sboroni in Italia dove sei più forte. Perché non fate gli sboroni in Europa? Perché sapete che le prendete sempre in Europa. Fate la voce grossa dove serve, dove sarebbe meglio farla. Non in Italia che vinciamo anche con la primavera. Cazzo. Vabbè ragazzi, io vi auguro buona giornata a tutti. Questi sono i presupposti per mercoledì, qualora ci fosse questo incontro mercoledì. Non sono presupposti sicuramente positivi. Agnelli mi sta parecchio deludendo. Perché ripeto, non basta un Ronaldo per puntare veramente a vincere la Champions League. Bisognerebbe partire dall'allenatore, anzi, prima di tutto dalla stessa società, cioè devono mettersi in testa di cambiare il DNA, perché se vogliono continuare ad avere il DNA che ha sempre caratterizzato la società Juventus, la Champions League, noi non la vinceremo mai. Bene, no, questo deve essere chiaro. Buona giornata a tutti e sempre fino alla fine forza Juventus. Sta di fatto che quelli che difendono società e Allegri per me non vogliono vincere la Champions League. Vogliono vincere la Champions League quelli che criticano anche la società, nonostante il bel lavoro che ha fatto in questi anni, però bisogna anche guardare avanti e non indietro. Così si può crescere, così si può puntare ad altro, perché non abbiamo vinto tutto e quindi dici, vabbè, più di così non possiamo fare. Non abbiamo, cioè, possiamo fare molto più di così. Possiamo veramente fare molto più di così, ma la domanda è, la società vuole veramente? Ed è qua che vacilla tutto. Buona giornata a tutti.